Roberto Spagnoli, siamo in chiusura del congresso radicale del Partito Radicale Transnazionale, il 39° congresso qui all'Hotel Summit. Questa è la postazione dove è stata fatta la diretta, se non sbaglio, dove abbiamo potuto seguire tutti quanti il congresso. E Roberto Spagnoli sta qui ormai, adesso stiamo tutti quanti smantellando. Roberto, come ti pare che sia andata? Beh, per quanto riguarda il lavoro della radio, la radio credo che abbia fatto un grande lavoro, anche perché attraverso il sito, per esempio, radioradicale.it e radioradicale.tv abbiamo potuto praticamente offrire il congresso in diretta in tutte le lingue ufficiali, quindi con uno sforzo notevole anche di tutti i tecnici. E poi c'è stato un lavoro dei redattori di Radio Radicale, io, Lorenzo Rendi, Emiliano Silvestri, Ada Pagliarulo, Marta Becchini. Quindi questa qua era la pattuglia, sì, con cui ovviamente abbiamo curato i collegamenti in diretta e ovviamente interviste a partecipanti, insomma abbiamo seguito ovviamente i lavori delle commissioni. Insomma, penso che dal punto di vista con i nostri modesti mezzi credo che siamo riusciti a... Modesti, adesso non so quale paragoni, ma comunque sicuramente molto professionali. Beh, questo non aspetta a me dirlo, ovviamente. Assolutamente, lo lasciamo dire a chi ci ha ascoltato. Consumatore di Radio Radicale assivo. Senti Roberto, come postazione, tecnicamente parlando, è stato più ospitale qui l'Hotel Summit oppure Chianciano? Ma io non ero a Chianciano, okay. Quindi non ti posso fare dei paragoni. Qua devo dire che comunque c'è stato spazio per lavorare bene, come appunto abbiamo avuto anche questo studio, questa postazione, quindi poi tutta la parte, la regia tecnica, tutte le lavori nelle postazioni nelle commissioni. Insomma, è stato un spiegamento di mezzi, abbiamo cercato di coprire al meglio con quanto siamo riusciti tutti i lavori del congresso, che sono stati molto complessi, secondo me. Chi ci ha seguito ci saranno anche delle repliche che andranno. Tutto il materiale ovviamente resta disponibile tutto il materiale ovviamente è a disposizione su radioradicale.it, in audio e video, in tutte le lingue del congresso. Poi naturalmente verranno archiviate, come sempre, tutto il lavoro dell'archivio degli archivisti di Radio Radicale, quindi saranno tutti catalogati, tutti, quindi con quell'accessibilità che offre ovviamente l'archivio. E poi naturalmente nei prossimi giorni il materiale di questo congresso ci darà modo di tornare sui lavori, di fare approfondimenti, di riproporre momenti del congresso, delle commissioni. Insomma, c'è molto materiale da Roberto, condividiamo la preoccupazione per le sorti di Radio Radicale, speriamo che in qualche modo si possa uscire da questa emergenze, ci sia una prospettiva di continuità. Sì, se mi posso permettere di dire questa cosa, e lo dico pensando a tutte le persone che lavorano a Radio Radicale, quindi non solo i giornalisti ma anche ovviamente i tecnici, i fonici, gli amministrativi e poi tutto l'indotto, diciamo così, le persone. Io penso che Radio Radicale sia un valore aggiunto al nostro paese. Si parla in questo momento di costi della politica, noi non siamo un costo della politica sicuramente, siamo un investimento della democrazia, credo, ma non lo dico perché pro domo mea, lo dico perché penso che sia così, perché penso che Radio Radicale, accanto al lavoro che viene garantito per convenzione, quindi i lavori delle aule parlamentari, fa tutto un lavoro aggiunto che nessun altro fa, insomma, perché c'è, oltre che tecnicamente seguire magari anche le commissioni così, o magari i momenti della politica di questo paese, c'è tutto un lavoro che viene fatto sulle istituzioni, basti pensare al Consiglio Superiore della Magistratura, alle altre istituzioni dello Stato, basta pensare poi a tutti i congressi politici, manifestazioni, insomma, adesso non voglio fare tutto il rosario, però ecco, su questo poi è tutto un lavoro di approfondimento, di anche poi di interlocuzione con gli ascoltatori, e poi seguiamo anche cose che con una continuità, penso agli esteri, penso alla giustizia, penso a tante questioni che su cui Radio Radicale c'è da sempre, le battaglie radicali, ma nella loro accezione più ampia. Quindi insomma, io spero che, pur coscienti del momento difficile in cui si trova questo paese e pur coscienti che tutti comunque devono fare, come si usa dire, la propria parte, ecco, però evitiamo forse che qualcuno faccia più parte di altri, insomma ognuno faccia la sua parte. Io spero che Radio Radicale, insomma, possa continuare a vivere, ma non lo dico perché ci lavoro, lo dico perché lo credo davvero, insomma. No, si vede che senz'altro sei motivato anche da uno spirito di militanza, oltre che professionale. Sì, io cerco di distinguere le due cose.
almeno, ma questa è una mia opinione personale, cioè, però certo, io penso che comunque Radio Radicale sia importante non solo per il lavoro che fa, ma perché credo sia un esperimento molto, molto particolare, molto peculiare, una radio di partito e quindi una radio che è anche denotata, connotata politicamente, che però sceglie di essere anche servizio pubblico. E dico questa parola servizio pubblico senza polemiche con quello che normalmente viene chiamato il servizio pubblico, fa un suo servizio pubblico, speriamo insomma che questa cosa sia considerata, insomma, che non vorrei che fossimo considerati appunto un costo della politica. Roberto, in chiusura, possiamo dire che oggi la storia della Repubblica sta più negli archivi del Radicale che sui libri di scuola? Non lo so, questo è un giudizio che lascio ovviamente agli esperti. Diciamo che negli archivi di Radio Radicale c'è molto materiale e sicuramente c'è del materiale che si trova solo negli archivi di Radio Radicale. Grazie Roberto Spagnoli, grazie, grande Radio Radicale. Grazie ancora.